Ecco, siamo qui a San Basilio stamattina, barricate, c'è una forte protesta popolare. Che cosa sta succedendo? Chiediamo a Michelangelo Giglio di Asia di San Basilio. Sta succedendo che stanno sgomberando Paola Gazzarini, una donna di 75 anni, malata, ha problemi di salute, che vive da 6 anni in questo appartamento, ci viveva con la sua amica che era intestataria, era stata già sfrattata e questa giunta si accanisce in sostanza contro i più poveri, dice che caccia via gli strucconi che abitano nelle case popolari, da specificare che noi viviamo in un paese in cui non ha le case popolari, che c'ha solo il 3% di case pubbliche, e fa la guerra tra poveri quando in questa città, in questa regione, in questo paese sono stati erogati soldi per realizzare i piani di zona, regalati a cooperative, a società che hanno truffato molti cittadini, in quel caso non si applica la legalità. Quindi oggi è una pagina nera della nostra democrazia, questo è il risultato che il Movimento 5 Stelle e la Lega ha vinto le elezioni in questo paese e si applica la legalità contro i più poveri, non contro i truffatori, i ladri e i delinquenti che da oltre 70 anni governano questo paese. Qual è la situazione di Paola, nel caso specifico di Paola che stanno sgomberando? Paola vive con 580 euro di pensione mensile e, come ho detto, c'è stata 6 anni, non sa dove andare, già erano venuti a sgomberarla il 20 e il 21 di dicembre, gli hanno detto che l'unica soluzione per Paola era il dormitorio pubblico in cui doveva uscire la mattina alle 7 e rientrare alla sera alle 8, una donna che non riesce neanche a camminare, in sostanza starebbe meglio addirittura in carcere. Questa è la legalità di questo paese. Va bene, grazie a Michelangelo Giglio, vediamo qua come evolve la situazione. C'è una protesta, diciamo, spontanea in strada, ne arrivano degli altri, insomma la risposta del quartiere è forte, anche se ovviamente è pacifica, determinata ma pacifica. Proprio pochi giorni fa qui era accaduta un'altra cosa simile, cioè un'altra azione popolare spontanea aveva bloccato la strada perché c'era una palazzina che era senza acqua da più di 2 giorni e nonostante i ripetuti avvisi non era arrivato nessuno a risolvere il problema. Dopo l'azione popolare, dopo la protesta, subito il pronto intervento ACEA aveva risolto in questa situazione. Noi ovviamente eravamo presenti prima delle elezioni, saremo presenti anche dopo, ci saremo sempre, perché crediamo che non si debba venire in periferia, nei quartieri popolari per fare una passerella elettorale, per raccogliere voti, ma perché è qui, nelle periferie, dove scoppia, dove sono più forti, no? le contraddizioni di questo sistema, dove con più forza si manifestano i problemi sociali, economici, culturali. L'abbiamo detto già in campagna, non si tratta di tornare nelle periferie prima del voto, perché noi ci siamo sempre stati, ci continueremo a stare. Ovviamente noi l'avevamo detto e lo ribadiamo, sulla questione della casa Potere al Popolo appoggerà una vera soluzione che permetta casa e dignità per tutti e per tutte, sanatoria, riutilizzo del patrimonio esistente, sblocco dei fondi già esistenti. Ci stiamo abituando al fatto che la casa è un privilegio, ma in realtà la casa è un diritto. Come negli altri paesi, fa un po' ridere, diciamo, che paesi come l'Inghilterra, diciamo, non stiamo parlando di paesi con un'economia socialista, hanno il 30% dell'edilizia residenziale pubblica, noi qui in Italia arriviamo a malapena al 3%. Paola ancora sta a casa, stanno cercando di sfondare la porta, un grande dispiego di forze per sfrattare Paola, 74 anni, nulla tenente. Di certo non è un buon giorno per la democrazia qui a Roma. Ah, dentro c'è la polizia schierata, eccola. Rappresenta lo Stato, a noi ci dice rappresenta lo Stato, poi le telecamere si gira. Un bocchinaro. Ecco l'applauso irrisorio delle persone. Qui c'è la televisione, è arrivata anche la televisione. Non è una bella figura quella che fa l'amministrazione Raggi oggi qui a San Basilio, sicuramente. Purtroppo poi usano termini scroccopoli, scrocconi, ignorando il fatto che qui a Roma è da 30 anni che non c'è un vero piano di edilizia residenziale pubblica. Da Michele, com'è la situazione? Ci vado all'ultimo aggiornamento? Si sta uscendo e andremo tutti al municipio. Quindi la protesta si sposta al municipio, c'è anche la televisione, quindi questo è un caso che noi stiamo raccontando, ma speriamo che esca fuori il più possibile.